E tutti i giorni sono belli all'inizio, dopo patiscono, il concetto è questo. Dopo 8 giorni di camera di consiglio, il GIP di Trieste ha deciso: nessuna archiviazione, si va avanti con le indagini per il caso di Liliana Resinovic. Sono contenta che abbiano capito che bisogna ancora trovare la verità per Lilli. Lilli è morta, non si è suicidata. Tu sapevi del rapporto con Claudio? No, io lo conosco da anni, non da questi mesi. Io penso che il primo amore non si dimentica mai. 25 ottobre 79, era l'anniversario della nostra conoscenza. Se l'è portata dentro per 42 anni significa qualcosa o no? Questi ultimi 10 anni sono stati veramente una crema. Quando si parla di un suicidio di Lilli, scordiamocelo. Individuare le cause e la data del decesso di Liliana Resinovic, quanto scrive il GIP nel suo dispositivo, che aggiunge anche che gli ulteriori approfondimenti comportano l'iscrizione nel registro del reato di omicidio. Edoardo, una novità importantissima, tanto tanto attesa, qui c'è la dottoressa Marano, consulente di parte, veramente avete lottato e combattuto perché, cioè, ma come si può passare l'idea che questa donna si è ammazzata, si è messa un sacco in testa dopo essersi uccisa? Ma ci rendiamo conto? Non ci abbiamo mai creduto, infatti. Edoardo. Ma neanche dal primo istante. Ma neanche dal primo istante. Meno male che adesso è arrivata, diciamo, questo prolungamento delle indagini. A te. L'hai detto, una novità molto importante, perché appunto dopo 8 giorni di attesa il GIP dai notti ha respinto la richiesta avanzata dalla procura di archiviare il caso di Liliana e ha ordinato nuove indagini, ma non solo per la decisione importante, anche per il peso della sua decisione e anche per quanto ha scritto. 25 punti nel suo dispositivo, ovvero di indagini, di accertamenti, di approfondimenti da rifare, a partire dalla consulenza medico-legale. Sostanzialmente si ringrazia la procura per il lavoro fatto dal professor Costantinides, dai consulenti. Si dice che è un lavoro fatto anche bene, ma che necessita però di una integrazione, di un approfondimento, una nuova consulenza medico-legale, appunto, che accerti la data, l'orario della morte, se possibile ovviamente le cause. Stabilire se ci sono delle lesività, quei colpi che aveva Liliana sul volto, se effettivamente siano riferibili ad una azione di un terzo oppure no. Nel caso, si dice, se è utile, disporre anche la riesumazione del corpo di Liliana Resinovic, ma non solo, poi l'analisi sui telefoni, sugli account, sui dispositivi di tutta una serie di soggetti che hanno gravitato intorno a Liliana Resinovic, le celle telefoniche della zona del parco di San Giovanni, quella dove è stata trovata morta purtroppo Liliana Resinovic. Insomma, davvero rifare tante cose, oltretutto, e lo abbiamo detto la scorsa settimana, verificare se due mazzi di chiavi rinvenuti all'interno dell'abitazione di Liliana siano corrispondenti ai 3 luoghi indicati da Claudio Sterpin nell'aprile scorso, luoghi in cui i due si appartavano ultimamente, e se questi, magari, queste chiavi sono state scoperte da qualcuno, magari da Sebastiano. Insomma, approfondimento tout court su tutti gli elementi d'indagine, ovviamente una vittoria per i 3 opponenti, per le 3 parti lese, Sebastiano Visintin e poi Sergio Resinovic e la figlia di Sergio, la nipote di Liliana, Veronica, e ovviamente vittoria per i consulenti, ma anche per gli avvocati che queste 3 parti rappresentano. E se si fosse cercato nel posto sbagliato? Si è cercato nei conoscenti di Liliana, Claudio, Sebastiano, i familiari, ma se veramente una terza persona che magari Liliana non conosceva avesse aggredito questa donna, le avesse fatto del male,
e poi l'avesse gettata senza vita in quel parco, in quel bosco. Guarda, Eleonora, Marano, indagando nella vita di Liliana, in realtà non esce fuori, diciamo, una terza persona estranea sostanzialmente ai fatti. Era una vita di una donna assolutamente... No, una persona che lei non conoscesse, di questo sto parlando, cioè... Un aggressore. Ci sono però tante incongruenze che nascono proprio tra le persone che ruotano intorno a Liliana. Noi infatti parliamo da tempo di un delitto di prossimità. Ci sono delle incongruenze che vedono coinvolte delle omissioni importanti, che vedono coinvolto sia anche Claudio, no? Perché non ci ha detto da subito che effettivamente Liliana frequentasse insieme a lui questi altri due luoghi sostanzialmente. Poi siamo stati proprio noi ad informare chiaramente e a chiedere un approfondimento anche su questi luoghi. Sebastiano, ad oggi noi non sappiamo ancora questa fede dov'è sostanzialmente, perché prima Sebastiano ci dice che l'ha ritrovata Gabriella Micheli, la vicina di casa, poi ci dice che l'ha presa il fratello Sergio, poi invece ci dice che l'ha ritrovata lui. Quindi insomma ci sono delle situazioni importanti effettivamente da chiarire. Il cellulare di Sebastiano risulta spento la mattina, insomma per 3 ore la mattina del nostro consulente informatico Russo ci dice questo, che per 3 ore il cellulare di Sebastiano è spento la mattina del 14 quando Liliana spariva, così come Sebastiano in realtà diciamo blocca il contatto di Sterpin la sera stessa in cui va a fare denuncia di scomparsa. Ci sono poi degli account che non sono stati ancora indagati, approfonditi. Su Cloud, no? Sì, degli account, i 4 precisamente. Io mi domando come l'hanno fatta questa indagine. Tu ti rendi conto? Stiamo parlando delle celle telefoniche del parco, ma è la prima cosa che vai a vedere. Cioè, io la penso assolutamente come la dottoressa, non è una terza persona, la signora ha dei comportamenti la mattina inconsueti, lascia il telefonino, lascia la borsa, dice che va in una parte e non ci va. Quindi o è uno o è l'altro. Non è che sia tanto difficile, è passato molto strano maniato. Che tutta ma a questo punto io mi domando, 25 aspetta, punti... Aspetta, lascia il telefonino. Che ne sappiamo se ha lasciato il telefonino o se qualcuno ha riportato il telefonino a casa? Ma allora... Noi appunto, sappiamo quello che ci racconta Sebastiano. Lo sapremmo se avessero controllato le celle, perché il cellulare a quel punto si è mosso. Punto. E è ritornato. Allora, i cellulari non si sono mossi, quelli di Liliana sono rimasti sicuramente a casa. Però c'è anche un'altra cosa, una discrepanza che io sento molto a prescindere da queste cose dei telefonini. Tutta la narrazione che fa Sebastiano nei primi tempi è quella di un grande amore, di una felicità condivisa con Liliana, è proprio rappresentato come la coppia, non dico idilliaco. Perfetta, idilliaca perlomeno, no? Adesso vengono fuori invece altre situazioni sentimentali e sono forti. Quando hanno detto il primo amore è qualcosa di forte, non è una cosa peregrina da dire. A quell'età quella donna lì si ritrova il suo amore, è disposta a tutto fuorché a suicidarsi, a tutto. E, beh, nessuno effettivamente crede all'ipotesi del suicidio, fra poco noi, non ci crede nemmeno il GIP, dunque fra poco noi manderemo in onda una dichiarazione di Claudio Sterpin nei confronti di Sebastiano. Che cosa dice Claudio? Dice: disprezzo Sebastiano sia come uomo che come marito. Allora fra poco pubblicità, 40 secondi e ritorniamo. Una novità importantissima sul caso Liliana Resinovic, continueranno le indagini e non verrà archiviato il caso. La famiglia dice finalmente, lo stesso Claudio Sterpin dice meno male, non si può essere fatta male da sola Liliana, non si può essere uccisa. Chi le ha fatto del male dunque? Ci sono delle dichiarazioni, c'è una vicina di casa che parla di Sebastiano. E dice delle cose abbastanza forti. Mandiamole in onda. Sono felice che qui le persone di Trieste abbiano capito che bisogna ancora trovare la verità per Lilli. Tu vicina di casa ma grande amica di Liliana, come la ricordi? Una persona, come abbiamo sempre detto, molto riservata, purtroppo in questo caso dico, però una persona affabile e una persona, che devo dire, poco chiacchierona, però molto disponibile.
l'ho vista il giorno prima, la mattina, mentre andavano via in sauna. Quello è l'ultimo ricordo che ho di Lilli, perché le ho parlato. Era una persona tormentata, come qualcuno l'ha descritta? Assolutamente no. Lilli, quando era con lui, passava in secondo piano. Quando era sola, era ridente, allegra, gioiosa. L'ho già detto e non ho paura a dirlo, io disprezzo Sebastiano sia come uomo che come marito. Io ritengo che non ha fatto nulla, ma veramente nulla, per la ricerca della verità per Lilli. Quelle indecisioni di Sebastiano nel voler denunciare la scomparsa della moglie di quel famoso pomeriggio. Beh, lo dice lui, lo conferma lui, che se, per quanto riguardava lui non sarebbe andato in questura. Alle 4 è preoccupato, la sera dice non occorre andare. Che rapporti tra di voi adesso? Non lo so, lui abbassa la testa e va avanti, cioè non... Io non ho da nascondere nulla, posso camminare con la testa alta. Lilli non si è tolta la vita. Lilli non si è tolta la vita, Lilli è stata suicidata, come ho già detto. A sto punto io riterrei anche la parola femminicidio. Allora, Barbara De Rossi, buongiorno. La famiglia buongiorno. Tutta la famiglia di Liliana è contro Sebastiano. Certo. Claudio Sterpin è contro Sebastiano, per cui ci sono tantissime persone che hanno una serie di sospetti. Anche Silvia. Silvia chi è? È la cugina di Lilli. Certo. Usa parole durissime nei confronti di Sebastiano. Sentiamola, poi la commentiamo insieme. Ascolta. Se non riusciamo ad avere una verità constatata, dimostrata, come facciamo a metterci il cuore in pace? Aveva una famiglia, aveva una nipote che amava più di una figlia, non avrebbe mai fatto una cosa del genere senza lasciare almeno due righe per Veronica. C'era questa nuova rotta nella sua vita, questa intenzione di proseguire con Claudio? Ma io penso che il primo amore non si dimentica mai. Se ti capita la fortuna, dopo una vita, dopo 30 anni di una vita, di incontrarlo, io credo che quell'amore rifiorisce, ma fiorisce proprio bene, bene. Noi non ce l'abbiamo con Sebastiano, no, noi vogliamo la verità, qualunque essa sia, con qualunque soggetto sia coinvolto. A noi non ci interessa Tizio, Caio o Sempronio, noi vogliamo la verità, punto. Io ho fatto un sacco di domande quando ci siamo visti all'inizio, perché poi io ti dico la verità, non ho voluto più darlo. Non volevo che venisse più a casa mia, perché mi telefonava a tutte le ore e mi diceva sono a Basovizza, vengo da te a prendere un caffè. Io non voglio che tu vieni quando sono sola. Perché questo? Ma perché è stata sempre una persona che mi ha comunque messo ansia, no? Per non dire altro. Però veniva con Liliana, quindi non avevo nessun problema. Lui è mai venuto da te a cercare Lilli? Lui è venuto il 16 o 17, adesso sto anche... Io ho saputo da Facebook, io non l'ho saputo da lui, poi ho chiamato Sergio. Vabbè, Edoardo, noi continueremo a seguire questo caso, ovviamente adesso gli inquirenti andranno avanti con le indagini, una buona notizia è arrivata, ora cercheremo di capire, anche perché quella mattina i telefonini di Liliana erano rimasti a casa tutti e due, forse lei era andata... alla Wind, era andata proprio a prendersi un altro telefono, forse perché aveva lasciato Sebastiano, lo voleva lasciare, però aveva una borsa era in casa, l'altra l'aveva con sé, una borsa a tracolla, borsa, no? Sì, una piccola borsa a tracolla. Una piccola borsa a tracolla. Edoardo? Una borsa a tracolla che portava, che è stata ritrovata sul corpo della stessa Liliana. Due cose ad onor del vero: anche lo stesso Sebastiano si è opposto alla richiesta di archiviazione della procura, quindi dovrebbe essere contento di quanto poi deciso dal GIP. E l'altra cosa importante, l'hai detta tu all'inizio, dall'articolo, lo scrive il GIP stesso nel suo dispositivo, dal 575, o meglio dal 605 il codice penale, cioè il sequestro di persona, inevitabilmente con questi accertamenti si scivolerà verso il
2575, ovvero l'omicidio volontario. Si indagherà nei prossimi mesi per omicidio volontario. Grazie al nostro Edoardo.